Ma senti! Bella bro! Ortolà! Loro partono da qui, devono andare a Matera. Non si fermano. L'altro spazio non è città metropolitana, non è più periferia, è quello spazio immenso che rappresenta il 60% del paese, che sono le aree interne. Il tema della mobilità è uno dei grandi temi di queste aree interne. Abbiamo bisogno di capire come funziona una rete, anche a bassa velocità, anche di tipo automobilistico, che permetta di raggiungere questi luoghi attraverso dei meccanismi che si stanno affacciando nel mondo. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Sono Fabio Renzi, si ricorda? Come no? Mi presento per Pietro Mario Cucinella. Oh, buongiorno. Il sindaco di Lucca. È un viaggio che vuole lanciare un messaggio, ma che vuole anche raccontare un modello italiano. Quello della prossimità è l'idea che noi qui non abbiamo le città metropolitane come hanno in altri paesi del mondo, perché la prossimità di tante città costruisce di fatto una rete di città. Esatto. Una volta anche combattenti tra di loro. Ha prodotto questo. Questi faggeti che hanno 500 anni, 550 anni, sono alberi che hanno vissuto ai tempi di Michelangelo. Discute di sostenibilità e di bellezza, poi la bellezza ci sfugge perché le città purtroppo non hanno percorso quella strada. Allora quando vai in questi luoghi dove questo rapporto con la campagna, con la foresta, dove c'è meno conflitto, no, sul costruito, ti trovi una certa pace per dire ma forse quella cosa che abbiamo fatto per mille anni era anche una ricerca di un equilibrio. Quando la modernità si è piombata addosso con il bastone, questo spirito collettivo abbiamo pensato di trasformare queste due debolezze in un'occasione per fare qualcosa di nuovo. E questo qualcosa di nuovo è stato il tentativo dell'impresa sociale Cadore. Le Alpi sono anche quelli, sono dei territori difficili, molto sensibili al clima, molto sensibili all'ambiente, e chi abita in montagna ha una particolare cura dell'ambiente. Quella potenza è quella che ha creato anche questo rispetto profondo della montagna. Quella cultura, che è una cultura millenaria, si è poi trasformata nell'attenzione da parte anche degli architetti che hanno un rapporto così rispettoso della natura. E non è un caso che è così forte proprio in quei luoghi della montagna. Content. We're living a life that we're living rather than living a life and dreaming of another one. In London, it's cars shooting past you on the street all the time. De Carlo è stato anche il mio professore e io sono stato un pessimo allievo. Il suo lavoro intellettuale era fuori dal tempo, cioè il tempo scorreva e lui era in un altro tempo. E dopo tanti anni si parla di partecipazione, si parla di un rapporto col territorio, cioè quei temi che lui aveva impostato sembra che siano gli elementi fondativi del nuovo mestiere. Non sono allevato pecore e mucca, avevo le capre ma adesso le ho vendute. Qui non ci sono molte pretese di vivere la vita non so come, qui si vive in compagnia, si fanno molti spuntini, quindi io qui sto bene, voglio morire qui. Quindi un punto d'appoggio era il golf. Non c'erano gli hotel, c'erano le case, amici, si ospitava le persone. E per i giovani non offre niente. Qui da quel punto di vista siamo ancora come prima. Quelle due ciminiere sono in qualche modo il segno di un grande fallimento, che però su quel territorio sono una ferita, perché sono come due aghi piantati su questa pianura, no?
sono nati lì, sono stati edificati, però alla fine se ne fa un pochissimo, uno scarso uso. Per la prima volta qualcuno ascolta, no? Che questo è il grande dibattito, tutti parlano, nessuno ascolta. Aver fatto degli incontri in cui le persone sono state messe di fronte a una politica di ascolto è stato anche molto emozionante per loro, no? Quindi, ma perché questo lo deve fare un architetto? Quarant'anni che faccio il pastore adesso. 40 anni. Un lavoro come questo, che è stato sicuramente da un punto di vista politico e anche immaginario molto forte, no? Di affrontare la città nuova, di chiamare gli architetti, di utilizzare l'arte come un fenomeno in qualche modo fondativo di una nuova città, è stata un'operazione, penso, unica. Oggi, dopo 50 anni di periferia, ci poniamo la questione di come mettere in ordine questo problema, quando abbiamo una lezione straordinaria che ci ha spiegato per 1000 anni come si fa lo spazio.